Ciao a tutti ragazzi, ciao a tutte ragazze, benvenuti e bentornati sul mio canale. Oggi sono qui per preparare insieme a voi le beauty bag del mese di agosto. Sapete che questo è un video che ripropongo sempre a inizio mese ed è un video che mi piace tantissimo sia girare ma anche guardare sugli altri canali perché trovo sia un modo veramente intelligente per far sì appunto che si vadano a riscoprire dei prodotti molto spesso dimenticati all'interno delle collection. Noto che molte ragazze che e che apprezzano i miei video hanno riscontrato comunque dei benefici con questo video, in quanto hanno preso anche loro l'iniziativa di preparare delle beauty bag mensili o bimestrali in cui appunto vanno ad inserire dei prodotti e far sì appunto che questi varino nel tempo. Ecco, per questo mese di agosto ho fatto una cernita, nel senso che rispetto ai mesi scorsi sono andata ad inserire meno prodotti e soprattutto per quanto riguarda la base, ho scelto un po' di novità che vorrei condividere insieme a voi. Come sempre, vi mostro le beauty bag che ho svuotato e vi voglio iniziare a mostrare, a parlare diciamo, i prodotti per la base. In primis, ho deciso di inserire nuovamente questo Strobe Cream, che è una crema idratante luminosa di MAC che io utilizzo a mo' di primer. È quasi terminata, c'è veramente pochissimo prodotto rimasto all'interno, credo un paio di applicazioni e terminerà, ecco. E vorrei ovviamente portarla a termine durante questo mese di agosto. Insieme a questo poi vado ad inserire per la base un unico fondotinta ed è questo qui di Urban Decay, lo Stay Naked. Per fortuna ho portato a termine il fondo di Charlotte Tilbury, sapete che quello lì non l'ho amato, e comunque ho ripreso questo qui di Urban Decay, che invece è un fondotinta che mi piace tanto. Lo amo utilizzare un po' tutto l'anno, soprattutto nel periodo estivo, perché comunque è un fondo leggero, modulabile, stratificabile, ma che comunque non raggiunge una coprenza altissima, uniforma molto bene l'incarnato. Tra l'altro, il fondotinta che ho utilizzato anche oggi e mi lascia proprio una base uniforme che a me personalmente piace tanto. Al momento sono arrivata qui, quindi più o meno ho terminato, ho utilizzato una metà del prodotto. Mi piace tanto, sapete che questo qui l'avevo inserito anche all'interno dei migliori prodotti del 2021, se non erro, e l'avevo poi terminato, l'ho poi riacquistato e come vedete lo sto apprezzando tanto. Lo consiglio un po' a tutte le tipologie di pelle, soprattutto a chi ha una pelle mista misto secca, perché comunque si comporta molto bene e credo vada bene un po' per tutte le età, sia per le ragazze più giovani, ma anche per le signore un po' con un'età più avanzata, comunque hanno un'età più matura. Ecco, come correttori, che cosa ho inserito? Come correttore correttivo, nuovamente il Forever Skin Correct di Dior è quasi terminato, ma barcolla ma non molla, nel senso che continuo ogni mattina a raschiare con lo scovolino all'interno e per fortuna riesco ancora a prelevare un po' di prodotto. Credo anche questo sia arrivato agli sgoccioli. Comunque vado nuovamente ad inserirlo e vado ad inserire nuovamente questo di Estée Lauder come correttore illuminante e in combo con questo vado ad inserire anche questo meraviglioso correttore di KVD che ho acquistato di recente, che sto utilizzando tantissimo, che mi sta piacendo tantissimo. Tra l'altro è anche il correttore che ho usato oggi. Mi piace parecchio perché va a levigare molto molto bene l'area del contorno occhi e soprattutto non evidenzia quelle che è appunto la grana della pelle. Mi piace veramente tanto. Io lo possiedo nella tonalità Light 111 ed è leggermente aranciato, quindi va anche un po' a contrastare la parte scura che purtroppo si intravede nonostante l'utilizzo di questo, perché ultimamente ho delle occhiaie particolarmente più che evidenti, sì, proprio marcate, e quindi mi mettono davvero in soggezione, nel senso che non mi trovo a mio agio, ecco, e quindi cerco una coprenza maggiore rispetto a quella del solito, ecco. Poi, come polveri settanti, allora sapete che come polvere settante per il contorno occhio io inserisco sempre questa qui di Huda Beauty, sapete che l'amo alla follia, infatti la vado nuovamente ad inserire, c'è rimasto veramente pochissimo prodotto. Pensate che questa qui la porto avanti dal giugno del 2020. 21, quindi è veramente una cipria che non termina mai ed è una cipria ottima soprattutto per il contorno occhio, la sto amando alla follia. Con un utilizzo costante di diciamo tutti i giorni, comunque è una cipria che dura tanto e ovviamente io la utilizzo solo nell'area perioculare, a volte anche nella zona T, mentre per settare l'intero viso
vado nuovamente ad inserire questa qui di Dior, che invece sapete non amo tanto, però comunque la voglio portare a termine, ed è della linea Dior Backstage. Purtroppo a mio avviso Dior con questa cipria ha toppato, però so che piace a tante ragazze, sicuramente ragazze che hanno una tipologia di pelle diversa dalla mia. So che comunque il make-up è soggettivo, quindi magari una cipria che su di me può segnare ad altre persone può piacere tanto. Faccio un esempio: la cipria di Nabla, che a molte ragazze piace tantissimo, quella compatta, e la trovano come il dupe della cipria di Charlotte Tilbury. Su di me fa veramente una performance pessima, performa davvero male e va davvero tanto a segnare proprio la grana della pelle. Quindi vedete come tutto è soggettivo, ecco. E per il viso vado nuovamente ad inserire questo prodotto che amo. Voi sapete, io lo amo proprio tantissimo d'estate. L'ho utilizzato tanto, lo sto utilizzando tantissimo. Vedete quanto l'ho utilizzato? Si vede proprio la grana della sponge che vado, diciamo, con cui vado a prelevare il prodotto. Non c'è sporco assolutamente all'interno. E vedete com'è bello scavato il prodotto, perché è proprio un prodotto che sto utilizzando tutti i giorni. E voglio inserire per questo mese di agosto questa terra che amo tantissimo, ed è di NARS, ed è appunto la Laguna, che è questa terra tanto amata e tanto decantata, ma davvero ottima, e la voglio proprio utilizzare con questo qui perché trovo che nell'insieme vadano a performare nel migliore dei modi. Passiamo alla parte più interessante, a mio avviso, che è appunto la parte dei blush e illuminanti. Allora, come blush ne ho scelti soltanto tre. In primis ho voluto inserire il Glowish di Huda Beauty nella tonalità 01 Healthy Peach. Questo qui è una novità, nel senso che l'ho acquistato di recente, quindi è una novità per me, però è un prodotto che è stato lanciato lo scorso anno. È di questo bellissimo color pescato corallo e trovo che sul mio incarnato performi molto bene. Infatti voglio appunto utilizzarlo durante questo mese di agosto. E oltre a questo qui vado nuovamente ad inserire il Glow Duo Blush di Natasha Denona, che ho inserito nel progetto smaltimento e che, nonostante durante il mese di luglio io abbia portato moltissimo avanti, voglio comunque continuare ad utilizzarlo, vedete? E inserisco poi uno dei miei soliti blush mauve, ed è questo qui di Sephora nella tonalità Shame On You numero 01. Molte ragazze spesso mi chiedono la tonalità di questo blush. Ragazze, io ve lo dico, è il Shame On You 01, però è della linea standard di Sephora. Non so se si trova ancora in negozio, probabilmente l'hanno riformulato. Comunque voi date sempre uno sguardo, e se vi capita di trovarlo e se vi piace proprio questa tipologia di blush, tra l'altro è quello che indosso oggi, io ve lo consiglio perché è davvero molto bello. Come illuminanti ne ho scelti tre. Due sono di Kiko e sono rispettivamente lo 03 Lost in Rose, che è in assoluto un illuminante che ho utilizzato e amato tantissimo. Inserisco la New Entry della stessa linea nella tonalità 02 Coral Sunset, che trovo sia bellissimo per l'estate. Questo qui, come vedete, è un doratino che sicuramente su una pelle abbronzata va molto molto a enfatizzare proprio la luminosità del viso, mi piace tanto. E poi voglio inserire questa meraviglia di Charlotte Tilbury, tra l'altro l'ultimo illuminante lanciato in casa Charlotte, che è di una bellezza sovrumana. Infatti io lo inserisco sempre in queste beauty bag perché mi piace tanto. Comunque quando ho l'occasione lo utilizzo sempre perché mi piace veramente veramente tanto. Passando poi ai prodotti per le sopracciglia, allora vado ad inserire una nuova matita per le sopracciglia, perché quella che stavo utilizzando di Maybelline, se non erro, l'ho terminata, e vado ad inserire questa di Morphe, che è appunto la Definer Brow Pencil nella tonalità Chocolate Mousse. Tra l'altro è quella che ho utilizzato anche oggi ed è quella che sto utilizzando nelle ultime settimane. Allora, è leggermente scurina per me, però nel complesso va bene perché comunque si matcha bene con il colore dei miei capelli. Ha lo scovolino che facilita appunto la definizione poi della forma delle sopracciglia, e la mina è molto sottile, però ha questa forma triangolare. Mi ci sto trovando strabene. Quindi, se siete alla ricerca comunque di un prodottino che non costa troppo, medium cost, ve la consiglio perché è ottima. E in combo poi con questa vado ad inserire ovviamente il Deep Brow Gel di
Anastasia nella tonalità dark brown, inserisco nuovamente il 24 Hour Brow Setter e poi vado ad inserire l'Eye Pencil di Benefit. Questi sono dei prodotti che sapete inserisco sempre, ma perché sono dei prodotti che per me sono dei must, utilizzo sempre questi. Anche se ultimamente mi sto avvicinando sempre di più al mondo low cost per quanto riguarda i prodotti, sia per le labbra che per le sopracciglia. Per le labbra dipende, però per le sopracciglia secondo me si può trovare un buon compromesso, ecco. Poi come mascara inserisco nuovamente questi due. Sapete che questi sono i miei mascara che sto amando alla follia, in particolar modo Lash Clash di Yves Saint Laurent, che tra l'altro anche il mascara che ho indossato oggi è diventato un amore folle. Cioè io l'ho acquistato a metà aprile, se non erro, fine marzo, i primi di aprile, e da allora l'ho utilizzato quasi sempre o comunque alternato a questo, il Legit Lashes di Huda Beauty. Sono per me due mascara fantastici. Questo qui in particolar modo va letteralmente a volumizzare le ciglia, però senza fare effetto ragno, quindi comunque distende molto bene il prodotto, si districa molto bene il prodotto sulle ciglia senza fare effetto ragno. Devo dirvi però che ad oggi sto facendo fatica a prelevare il prodotto, nel senso che si è seccato notevolmente, è quasi terminato. Quindi io vado ad inserirlo all'interno della beauty bag. Probabilmente terminerà durante questo mese di agosto, ne sono certa. E come sono certa del fatto che non sarà adesso, perché comunque ho altri prodotti da smaltire, però questo è un prodotto must per me ed è un prodotto che sicuramente riacquisterò. Inserisco comunque in combo anche questo qui, Legit Lashes di Huda Beauty, che mi piace tanto. È composto da due fasi, una parte allungante, un'altra parte volumizzante. Anche questo mi piace moltissimo. E questo, nonostante io l'abbia comunque aperto da 3 mesi abbondanti, ancora non ha cambiato la formula, quindi si comporta molto bene. Poi, come eyeliner, inserisco la Lifeliner Quick and Easy di Huda Beauty. Questa qui mi ha fatto dannare inizialmente perché si andava veramente a seccare subito, nel senso che io facevo un tratto e non avevo nemmeno il tempo di terminare la mia linea, che appunto non fuoriusciva il prodotto. Il segreto è mantenerlo a testa in giù sempre, quindi lasciarlo magari dove avete i pennelli, non so, sulla vostra desk a testa in giù. E quando vedete che magari fate fatica, diciamo, ad utilizzarlo, fate in questo modo, vedete, sfregatelo un po' e il prodotto esce con molta facilità. Questo è un segreto che vi do. E inserisco poi l'eyeliner marrone di Essence, The Deep Eyeliner Brow. Questo è waterproof, mi piace tanto, ottimo. E inserisco vari prodottini mono questo mese. Rispetto ai mesi scorsi ne ho scelti meno. Allora, inserisco ovviamente questi due must have di Natasha Denona, che sono rispettivamente nella tonalità no, 90V Storm, Sandstorm, che è bellissimo questo colore, e l'altro è 88V Arizona, che invece è questo marrone perfetto per la parte esterna dell'occhio. Inserisco ovviamente questo color panna perfetto per andare ad illuminare l'arcata sopraccigliare. Questo qui è di Catrice. Questi qui mi stanno piacendo tantissimo, questi ombretti di Catrice. Ed inserisco anche quello nella tonalità mauve, che è la 320. Poi, in tema prodotti pot e eccetera eccetera, voglio inserire queste due nuove entry di Kiko perché vorrei utilizzarle, iniziare un po' a spaziare. In primis vado ad inserire la 04 Lasting Mousse Eyeshadow della linea classica, che è questo color bellissimo, a mio avviso stupendo. Ed inserisco poi anche quello della linea Chocolate Affair nella tonalità Sweet Affair nella tonalità 03, che è Chocolate Mousse, ed è invece questo bellissimo color marrone bronzo, molto molto bello. Poi, come eyeshadow stick, ne inserisco 4, questi qua. Allora, uno è questa matita di Nabla, che è appunto della linea Cubizarro, ed è nella tonalità 03, ed è questo bellissimo color borgogna, che ovviamente può essere utilizzato sia per fare una linea, ma anche proprio sulla palpebra mobile.
Poi inserisco di Kiko la tonalità 0507, che sono due colori per me passepartout proprio. La tonalità 05 è questa qui, vedete questo top bellissimo. Invece la 07 è un bellissimo gold. E quando magari si va di fretta e non si può fare magari un look troppo complesso, questo qui è perfetto per andare proprio ad illuminare lo sguardo. Inserisco poi sempre di Kiko, anche questo è di Kiko, della linea Arctic Holiday, nella numerazione 01, e questo qui anche mi piace un sacco. Rispetto all'altro è più freddo, vedete la differenza? Questo è proprio dorato, questo invece è uno champagne. E questi ombretti mi piacciono proprio un sacco, mi piacciono davvero tanto. Poi vado ad inserire di Stila questi due ombretti liquidi che sono bellissimi. Questi ve li ho mostrati in un video haul, credo durante il mese di giugno. Comunque li ho acquistati verso i primi di giugno e sono bellissimi. Questo è Plamon e questo qui è Bronzed Belle. Comunque dei colori bellissimi. E come palette inserisco ovviamente la Bronze Palette, che per me è una palette perfetta per l'estate, lo sapete, l'ho amata, l'amo tantissimo, la utilizzo tantissimo, nonostante dal punto di vista armocromatico non sia proprio perfetta per me, però comunque a me piace tanto, quindi l'utilizzo non mi importa più di tanto. E poi vado ad inserire queste palettine qui. Allora, di cosa stiamo parlando? In primis di questa meraviglia, che è la 007 Coral Neutral di Dior. Questa mi è stata regalata dal mio compagno e da quando l'ho ricevuta l'ho utilizzata tanto, mi piace proprio assai, assai, assai. E conto di sfruttarla tanto sia durante il mese di agosto, ma poi voglio portarla con me anche in vacanza, quindi la sfrutterò sicuramente anche più avanti. Come inserisco questa qui di Kylie, la Mauve Palette, che è una meraviglia, perché voglio giocarci un po' e fare dei look particolari anche con questa. Le polveri sono ottime. E infine le ultime due palette sono due palette per me super estive. In primis la Color Block, che tra l'altro la palette che ho utilizzato anche oggi e che sicuramente indosso nello stesso look nello scorso video, ma in realtà è il video che ho girato nella stessa giornata, cioè questo l'ho girato nella stessa giornata perché avendo un po' di tempo ne ho approfittato. Questa palette è meravigliosa. Allora, ho avuto modo di provare varie shade, ci sono comunque un paio che ancora non ho provato, come questo, questo e questo ombretto qui, e anche il verde non ho utilizzato. Allora, il giallo mi piace un sacco, questo viola molto bello, questo qui rispetto agli altri l'ho utilizzato nella rima inferiore e nella piega, però rispetto agli altri fa un po' di macchia, quindi dovete un po' più secchino, direi. E poi come ombretto shimmer ho utilizzato questo qui, mi piace un sacco. Comunque è una bella palette. Sicuramente rispetto alle altre palette composta da Nove Code di Huda Beauty è un livello un po' più basso, nel senso che comunque è leggermente più secchina, però nel complesso bisogna lavorarci un po' di più e si ottengono comunque dei bei risultati. E poi l'altra invece è la Neon di sempre di Huda Beauty, e questa per me è bellissima per l'estate, cioè per me questa è proprio stupenda, si possono fare dei look stupendi con questa. Poi passiamo alle labbra, perché vi ho detto tutto per gli occhi. Per le labbra, oltre ai prodotti che ho nel progetto smaltimento, non vado ad inserire troppe cose. Allora, vorrei inserire questa matita di Kiko, che è della linea Creamy Color, ed è nella numerazione 312, ed è un bellissimo color fragola, molto bello. In combo poi con questo vorrei utilizzare la nuova tinta di L'Oreal, della linea Intense Volume Matte, nella numerazione 187 fucsia, e questo appunto è un bellissimo colore, credo matchi piuttosto bene con la matita, quindi le andrei sicuramente ad utilizzare insieme. Poi vado ad inserire il rossetto che indosso oggi sulle labbra, che è di Mesauda, e questo qui è della linea Bohemian, Glam Bohemian, nella tonalità 302 Mimi. Mimi, 302 Mimi, ed è appunto questo bellissimo colore qui che indosso sulle labbra, vedete? Stupendo. E ultimi due prodotti sono questi. Allora, un rossetto di Charlotte Tilbury nella tonalità Coral Kiss.
meraviglioso. Questo mi è stato regalato dal mio compagno ed è il colore perfetto per l'estate. E l'altro invece è una tinta di Sephora nella tonalità 13. Questa, se vi capita comunque di andare da Sephora, vi consiglio sempre di acquistare questi prodottini qui perché durano un sacco d'ore e performano molto bene. Ed è questo colore qui, vedete, un colore stupendo a mio avviso. E con questo è tutto. Ultimo prodotto che inserisco ovviamente è il setting spray di Makeup Forever. Sapete che questo è il mio amore e quindi lo utilizzo sempre. Ho già la scorta, quindi per il momento non si cambia. E con questo è tutto. Spero che questo video vi sia piaciuto come sempre. Ho cercato di mettere meno prodotti per questo mese perché comunque mi ero resa conto che soprattutto negli ultimi 2 mesi andavo veramente ad inserire troppe cose e spesso mi ritrovavo poi a fine mese a dire oh, questo non l'ho usato, quello non l'ho usato. Quindi cercare anche di fare una scelta ponderata e proporzionata poi alla durata del mese stesso, ecco. E con questo è tutto. Vi ringrazio se siete arrivati fino a qui. Ovviamente, se vi va, potete mettere un like di supporto e mi raccomando, seguitemi. Un bacio, ciao.